Si chiude il girone d'andata del massimo campionato di hockey su pista. Follonica pareggia in casa con il Monza, un pareggio per 2-2 che permette appunto ai biancazzurri di accedere come ottava alla Final Eight di Coppa Italia. Enrico Mariotti. Sì, questa è diciamo, la nota positiva, con tanta fatica, è una partita a tratti molto confusionaria dove non abbiamo avuto il controllo che dovevamo avere per come avevamo preparato la partita. Ci sta, è umano, ragazzi, io glielo dico che è umano sbagliare, però così tanto magari non era il caso, anche perché ci mancheranno 2 punti in campionato, una partita che secondo me dovevamo vincere. Però se giochiamo così ci meritiamo un pareggio che abbiamo sofferto, perché quando non capitalizzi le occasioni che si presentano dopo si può creare una situazione come quella di stasera, andare in svantaggio di 2 gol e dover soffrire fino alla fine. Poi pali o non pali o occasioni è un altro discorso, però noi bisogna essere coscienti che abbiamo la forza di mettere queste partite su un binario che a noi interessa e che soprattutto possiamo dominare e gestire meglio. Senti, l'hai detto anche tu, primo tempo così e così, nel secondo però la tua squadra ancora molti sbagli, molta imprecisione, però se non altro da un punto di vista del carattere, del cuore, è stato un altro Follonica. Sì, indubbiamente, ma anche nel primo tempo, tutto sommato, dove c'è stato più equilibrio, squadre più attente tatticamente, però nel secondo tempo eravamo anche obbligati a una reazione del genere se volevamo riacciuffare la partita, e quindi su questo i ragazzi sono encomiabili, però per fare questo abbiamo commesso errori, passaggi banali che normalmente non sbagliamo, e quindi dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni durante la partita, crescere sotto un aspetto di autostima, di convinzione. Non è un rimprovero ai ragazzi, ma è un lavoro sul quale dobbiamo insistere giornalmente, perché la qualità c'è, ci sono tante cose, ora bisogna imparare a gestire queste situazioni che a volte ci mandano in confusione. Senti, il prossimo turno sarà di giovedì e Follonica sarà impegnata a Scandiano. Quello Scandiano, tu ancora non c'eri, che creò non pochi problemi proprio all'esordio in campionato per il Follonica. Sì, Scandiano è una squadra complicata, una trasferta difficile che verrà dopo la sosta natalizia, no? Perché ci alleneremo anche il 26, però diciamo, lo Scandiano è una squadra che si difende molto bene, una squadra che ha dei giocatori di qualità, gioca molto bene in contropiede, una squadra molto ordinata. Quindi un tecnico che tu conosci molto bene. Sì, lo conosco bene, è stato anche il mio tecnico per un anno, quindi sarà una partita veramente difficile, però noi dobbiamo pensare di andare là e fare un risultato positivo, perché abbiamo le carte in regola per poterlo fare. Grazie, tanti auguri. Grazie, auguri a tutti.